come sempre avremo delle intermezzi musicali, pure delle officine della cultura, i principi sono sempre Enrico Finca e Massimiliano Panagoni, e Boccaccio la Corda d'Arte, che ha affidato stasera alla voce Gabriele Avia. Della donna amata dal poeta, Beatrice.
cicatrice con la bice di Folco Portinari. E la critica ha potuto dubitare a fasi alterne che Beatrice fosse donna in carne e ossa o fosse soltanto un'invenzione poetica, ma se nella comune opinione dei lettori, nella mitologia collettiva scatenata dall'opera di Dante, Beatrice è sempre stata ostinatamente la bice Portinari, ciò è dovuto primariamente, originariamente, proprio al trattatello in laude di Dante. Tre, come sentiremo, gli interventi più decisivi di Boccaccio sulla biografia del poeta, sulle origini della famiglia, sul suo amore appunto per Beatrice, sul suo ruolo politico a Firenze e conseguente esilio. Dei suoi antenati e della sua famiglia Dante aveva già parlato in Paradiso per bocca di Cacciaguida, il suo trisavolo caduto martire di Cristo durante la seconda crociata in Terra Santa. Cacciaguida aveva già tracciato in breve la genealogia di famiglia: Moronto fu mio frate ed Eliseo, mia donna venne a me di Val di Pado, e quindi il soprannome tuo Sifeo. Ma Boccaccio fa di Eliseo un nobilissimo giovane di schiatta romana, lo trasforma addirittura nel rifondatore urbanistico e legislativo di Firenze, e la mamma di Dante la mitologizza addirittura come una semidea antica o un'eroina biblica, quando le attribuisce un fantastico sogno premonitore. Come sentiremo, alla madre pare di partorire sotto un altissimo alloro un figlio che si ciba subito delle vacche dell'alloro, poi cresce come pastore non avido d'altro che delle fronde di quell'arbusto, salvo poi trasformarsi, ancora cresciuto, in un paone o pavone. Pavone perché quattro sono, secondo il Boccaccio, le qualità attribuite all'animale trasferibili su Dante e la sua opera: penna angelica, piedi zozzi, simbolo, si badi, della scelta della lingua volgare da parte del poeta, voce orribile, prefigurazione dell'aspro stile profetico della commedia, e carne incorruttibile, che simboleggia naturalmente l'eternità del messaggio del poeta. E poi Beatrice. Questo è il caso più memorabile, appunto, di manipolazione della poesia dantesca e della stessa autobiografia d'amore già scritta da Dante. I ricordi domestici di Monna Lippa avranno avuto la loro parte nel trasformare il severo romanzo di formazione della Vita Nova in una novella borghese. Ma più forse influì proprio su Boccaccio l'irresistibile impulso a riscrivere quel romanzo di formazione in stile proprio, nello stile delle sue opere amorose di gioventù e del Decamero che egli aveva appena licenziato. Così l'epifania iniziale di Beatrice, la prima apparizione di Beatrice nella Vita Nova, ricordate, apparve vestita di nobilissimo colore, umile, onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si convenia, questa epifania è riscritta nel trattatello su un registro più amabilmente mondano, sciolto e realistico. È il primo di maggio a Firenze, nelle contrade le brigate celebrano la bella stagione, Folco Portinari apre la sua casa ai vicini per festeggiare, Dante, mescolato tra gli altri della sua età, maschi come femmine, dopo pranzo si mette a giocare con i suoi piccoli compagni. Ed ecco entrare Beatrice, trasmutata in personaggio in tutto e per tutto boccacciano, decameroniano, spogliata della sua fatalità metafisica, ma, diciamo la verità, molto bellina lo stesso, leggiadretta assai, secondo la sua fanciullezza, nei suoi atti gentilesca, sentirete il resto. Gentilesca, questo tra l'altro è un aggettivo che nel Decameron Boccaccio usa per Alibek, che è personaggio molto diverso da una Beatrice. E non basta, questo innamoramento del fanciullo Alighieri, Boccaccio non si perita di riportarlo non solo, come dice, a una speziale influenza del cielo. L'influsso celeste non gli basta, si sente l'obbligo di evocare il clima della festa, come descrive la dolcezza dei suoni, la generale allegrezza, la delicatezza dei cibi e dei vini, insomma, il generale inebriante senso di abbandono post-parentiale
che avrebbe avuto la sua parte nell'indimenticabile avvio di quella che tutto sommato rimane poi sempre la storia della vita nuova. Aveva evidentemente ragione Leonardo Bruni quando scrisse: mi parve che il nostro Boccaccio, dolcissimo e soavissimo uomo, così scrivesse la vita e i costumi di tanto sublime poeta come se a scrivere avesse il Filocolo o il Filostrato o la Fiammetta. Però che tutto d'amore, di sospiri e di cocenti lacrime è pieno, come se l'uomo nascesse in questo mondo solamente per ritrovarsi in quelle 10 giornate amorose, le quali da donne innamorate e da giovani leggiadri raccontate furono nelle 100 novelle. I sospiri e le cocenti lacrime intervengono naturalmente al momento della morte di Beatrice, dove, seguendo la falsariga della vita nuova, anche nel Trattatello, il lutto distrugge Dante, orbato della sua donna, tanto da far temere per la sua vita. Lo vediamo inselvatichito, magro, barbuto, e mette in seria preoccupazione parenti e amici. Ma quello che nella vita nuova non c'è è che i suoi parenti e amici a questo punto pensano a come consolarlo. E come? Semplice, dandogli moglie. E ragionarono insieme di volergli dar moglie a ciò che, come la perduta donna gli era stata di tristizia e cagione, così di letizia gli fosse la nuovamente acquistata. Ne trovano una, dice Boccaccio, decevole, abbastanza decente, e così Dante, sia pure dopo lunga tencione, contrastato, fu sposato. Il nostro cuore e tutta la nostra umana solidarietà va naturalmente a Gemma Donati, alla quale non bastava infliggere la vita nuova, o per dire anche il fatto che la figlia si facesse monaca col nome di Beatrice, ma che doveva diventare in questo Trattatello anche una soluzione di ripiego, una toppa sulla sdrucita vita sentimentale della Alighieri. E invece, come si sa, le cose erano andate diversamente. Il fidanzamento della Donati era stato stipulato tra le due famiglie, come allora usava, quando Dante aveva appena 12 anni e Gemma probabilmente altrettanti. Insomma, già Dante nella vita nuova aveva manipolato il suo ritratto ignorando i dati della sua concreta biografia e riscrivendo la sua vita secondo uno spartito ideale in cui l'eredità dell'amor cortese, come sempre intrinsecamente non coniugale, veniva spinta in direzione spiritualizzante e salvifica. Adesso Boccaccio offre un'altra e diversa manipolazione, solo in apparenza meno stilizzata, in realtà altrettanto letterariamente falsificata. Solo che il filtro falsificatore adesso non è quello dell'alta metafisica amorosa, ma quello dell'incipiente romanzo borghese, dove la gente si innamora, muore, si asciuga le lacrime, si guarda intorno e si consola. E infine l'esilio. Anche qui Dante aveva già sublimato e anche semplificato le sue disgrazie politiche nel paradigma del giusto perseguitato. Nel Trattatello Boccaccio dilata questo paradigma dantesco a parabola esemplare di uno spettacolare caso di fortuna, o meglio di sfortuna, persecuzione da parte della fortuna. Amplifica l'importanza del servizio pubblico di Dante facendone una figura chiave della politica del suo tempo, onde poi farlo precipitare in una abiezione esemplare, proprio come se Dante fosse già un personaggio del suo De Casibus, l'opera scritta dopo il Trattatello e dedicata appunto alle cadute, cioè alle sventure esemplari degli uomini grandi. Insomma, aneddoti, investigazioni, interviste di sopravvissuti, visite ai figli, invenzioni, manipolazioni, immaginazioni. Che tipo di letteratura ci possiamo infine chiedere è questa del Trattatello? Alla fine, che cosa vuol dire cercare di raccontare la vita di un grande poeta? In un suo splendido e celebre racconto, The Aspern Papers, le carte Aspern, Henry James racconta la storia di un giovane ricercatore, di cui tace il nome, specialista dell'opera di un rinomato poeta lirico ormai scomparso, Geoffrey Aspern. A
un certo punto il giovane studioso si rende conto che la musa del suo autore, questa Juliana Bordereau, potrebbe ancora essere in vita. Anzi, potrebbe serbare presso di sé la sua corrispondenza amorosa col poeta. La rintraccia a Venezia e qui comincia il racconto ambiguo e crudele dei suoi tentativi di entrare in possesso a qualsiasi costo di quelle carte, le quali alla fine si consumeranno in un grigio falò. Le carte Aspern sono la storia di un'illusione, dell'illusione che i documenti, la vita con i suoi crudi fatti, siano pure essi una persona ancora in vita, lettere d'amore, figli sopravvissuti, testimonianze oculari, i documenti possano davvero spiegare la poesia, che la biografia serva davvero a riempire lo spazio incommensurabile che divide la cosa e perfino l'emozione vissuta dalla sua espressione verbale, dalla voce in cui essa prende vita, ma una vita tutt'altra. Nel retroscena del trattatello in laude di Dante, in fondo, mi sembra che si legga proprio questo. L'illusione patetica ma invincibile di aggiungere chiarezza alla poesia attraverso la vita. È una bella lezione per quelli di noi che magari lo fanno per mestiere, di annotare, spiegare, cercare, documentare, di affannarsi, andare in traccia, come è stato detto, del rovescio della poesia. Bisognerebbe sempre ricordarsi che tutto ciò è utile e meritevole, ma che è anche una lotta vana. Le parole dei poeti, come anche questa piccola opera di Boccaccio dimostra, saranno sempre un passo più in là o comunque altrove. Poiché come che impunite ci paiono le malfatte cose, quelle non solamente dobbiamo fuggire, ma ancora, bene operando, d'ammendarle e ingegnarci. Conoscendo io me essere di quella medesima città che esiliò Dante, mi ingegnerò di fare io quella che essa dovea verso di lui magnificamente fare, e non fece. Non lo farò io con statua o con egregia sepoltura, delle quali è oggi appo noi spenta l'usanza, né basterebbero a ciò le mie forze, ma con lettere povere a questa impresa. Di queste io ho e di queste darò, a ciò che egualmente e in tutto e in parte non si possa dire fra le nazioni strane verso cotanto poeta la sua patria essere stata ingrata. Thank you.
Venne un tempo in Fiorenza da Roma un nobilissimo giovane per Ischiatta dei Frangiapani e nominato da tutti Eliseo, il quale dietro a sé di figliuoli e di discendenti lasciò non picciola né poco laudevole Schiatta, de quali di tempo in tempo ed uno in altro discendendo, tra gli altri nacque e visse uno cavaliere per arme e per senno ragguardevole e valoroso, il cui nome fu Cacciaguida, del quale, come che alquanti figliuoli e nepoti e de nepoti figliuoli discendessero, regnante Federico II imperatore, uno ne nacque, il cui nome fu Alighieri, il quale, più per la futura prole che per sé, doveva essere chiaro, la cui donna gravida, non guari lontana al tempo del partorire, per sogno vide quale doveva essere il frutto del ventre suo, come che ciò non fosse allora da lei conosciuto né da altrui, e oggi, per lo effetto seguito, sia manifestissimo a tutti. Pareva alla gentil donna, nel suo sonno, essere sotto un altissimo alloro, sopra uno verde prato, allato a una chiarissima fonte, e quivi si sentia partorire uno figliuolo, il quale in brevissimo tempo, nutricandosi solo delle orbache le quali dello alloro cadevano e delle onde della chiara fonte, le parea divenisse un pastore e si ingegnasse a suo potere d'avere delle fronde di quell'albero, il cui frutto l'avea nutrito. E a ciò sforzandosi le parea vederlo cadere e nel rilevarsi non uomo più ma uno paone il vedea divenuto, della qual cosa tanta ammirazione le giunse che ruppe il sonno, né guari di tempo passò che il termine debito al suo parto venne e partorì uno figliuolo, il quale di comune consentimento col padre di lui per nome chiamaron Dante, e meritatamente, perciò che ottimamente, come si vedrà procedendo, seguì al nome l'effetto. Nel tempo nel quale la dolcezza del cielo riveste dei suoi ornamenti la terra,
è tutta per la varietà dei fiori mescolati fra le verde fronde nella faridente, era usanza nella nostra città e degli uomini e delle donne nelle loro contrade, ciascuno in distinte compagnie, festeggiare. Per la qualcosa, infra gli altri, per avventura, Folco Portinari, uomo assai orrevole in quei tempi tra i cittadini, il primo dì di maggio aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare, infra li quali era il già nominato Alighieri, al quale, siccome i fanciulli piccoli e specialmente a luoghi festevoli sogliono li padri seguire, Dante, il cui nono anno non era ancora finito, seguito avea. E quivi, mescolato tra gli altri della sua età, de quali così maschi come femmine erano molti nella casa del festeggiante, servite le prime mense, di ciò che la sua picciola età poteva operare puerilmente, si diede con gli altri a trastullare. Era, intra la turba dei giovinetti, una figliuola del soprandetto Folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età forse 8 anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza e nei suoi atti gentilesca e piacevole molto, non costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea. E oltre a questo, avea le fattezze del viso delicate molto e ottimamente disposte e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza che quasi una angioletta era reputata da molti. Costei adunque, tale e quale io la disegno, o forse assai più bella, apparve in questa festa. Non credo primamente, ma prima possente a innamorare, agli occhi del nostro Dante, il quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella immagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno innanzi, mai mentre visse, non se ne dipartì. Come ciascuno puote evidentemente conoscere, nessuna cosa è stabile in questo mondo, e se niuna leggermente a mutamento, la nostra vita è quella, un poco di soperchio freddo o di caldo che noi abbiamo, lasciando stare gli altri infiniti accidenti e possibili, da essere o non essere
senza difficoltà ci conduce, né da questo gentilezza, ricchezza, giovanezza, né altra mondana dignità e privilegiata, della quale comune legge la gravità convenne a Dante, prima per l'altrui morte provare che per la sua. Era quasi nel fine del suo 24° anno la bellissima Beatrice, quando, siccome piacque a colui che tutto puote, essa, lasciando di questo mondo l'angosce, n'andò a quella gloria che i suoi meriti l'avevano apparecchiata, della quale partenza Dante in tanto dolore, in tanta afflizione, in tante lacrime rimase, che li giorni erano alle notti uguali e agli giorni le notti. Egli era di fuori, divenuto quasi una cosa salvatica a riguardare, magro, barbuto e quasi tutto trasformato da quello che avanti esser solea. Questa compassione e dubitanza di peggio facevano li suoi parenti stare attenti a suoi conforti, li quali ragionarono insieme di volergli dare moglie, acciò che, come la perduta donna gli era stata di tristizia cagione, così di letizia gli fosse la nuovamente acquistata. E trovata una giovane alla quale la sua condizione era decevole, con quelle ragioni che più di loro parvero induttive, la loro intenzione gli scoprirono. E a ciò che io particolarmente non tocchi ciascuna cosa, dopo lunga tensione, senza mettere guari di tempo in mezzo, al ragionamento seguì l'effetto e fu sposato. Era al tempo di costui la fiorentina cittadinanza in due parti perversissimamente divisa e, con l'operazione di sagacissimi avveduti principi di quelle, era ciascuna assai possente, intanto che alcuna volta l'una, alcuna l'altra, reggeva oltre al piacere della sottoposta. A volere riducere a unità il partito, corpo della sua repubblica, pose Dante ogni suo ingegno, ogni arte, ogni studio, mostrando ai cittadini più savi come le gran cose per la discordia in breve tempo tornano al niente e le picciole per la concordia crescere all'infinito. Ma gli umani consigli le più delle volte rimangono vinti dalle forze del cielo. Gli odi e l'animosità prese, ancora che senza giusta cagione nati fossero, di giorno in giorno divenivan maggiori, intanto che, non senza grandissima confusione dei cittadini, più volte si venne all'arme, con intendimento di por fine alla lor lite col fuoco e col ferro. Sì, accecati dall'ira, che Dante, in un momento prostrato dalla sommità del reggimento della sua città, non solamente gittato in terra si vide, ma cacciato da quella.
o scellerato pensiero, o disonesta opera, o miserabile esemplo e di futura ruina manifesto argomento. Se a tutte le altre iniquità fiorentine fosse possibile il nascondersi agli occhi di Dio che veggono tutto, non dovrebbe questa una bastare a provocare sopra sé la sua ira? Chi in contrario sia esaltato, giudico che sia onesto il tacere. Questo merito riportò Dante del tenero amore avuto dalla sua patria. Questo merito riportò Dante dell'affanno avuto in voler torre via le discordie cittadine. Questo merito riportò Dante dell'avere con ogni sollecitudine cercato il bene, la pace e la tranquillità dei suoi cittadini. Perché assai manifestamente appare quanto siano voti di verità i favori dei popoli e quanta fidanza si possa in essi avere. Uscito adunque in cotal maniera Dante di quella città, della quale egli non solamente era cittadino, ma erano i suoi maggiori stati reedificatori, e lasciatevi la sua donna insieme con l'altra famiglia, male per la picciola età, alla fuga disposta di sé medesimo, or qua or là incerto, andava vagando per la Toscana, povero, con industria disusata, gli convenia il sostentamento di sé medesimo procacciare. O quanti onesti sdegni gli convenne posporre, più duri a lui che morte a trapassare, promettendogli la speranza questi dover essere brievi e prossima la tornata. Ma poi che gli vide da ogni parte chiudersi la via, tutta Italia abbandonata, passata ai monti che quella dividono dalla provincia di Gallia, come poté, se ne andò a Parigi. Ora tuttavia avvenne che, oltre al suo avviso, Arrigo, conte di Lusimborgo, fu coronato imperatore, il quale, sentendo, Dante prese speranza con la sua forza e dalla sua giustizia di poter in Fiorenza tornare, perché ripassate l'Alpi con molti nemici di fiorentini e di lor parte congiuntosi e con ambascerie e con lettere si ingegnarono di tirare lo imperatore a ciò che a Fiorenza il ponesse. Per la qual cosa ciascuno che a lui attendeva disperò e massimamente Dante. Era in quei tempi signore di Ravenna, famosa e antica città di Romagna, uno nobile cavaliere, il cui nome era Guido Novel da Polenta, il quale, nei liberali studi ammaestrato, sommamente i valorosi uomini onorava, massimamente quelli che per iscienza gli altri avanzavano. Alle cui orecchie venuto Dante, fuor d'ogni speranza essere in Romagna, avendo egli lungo tempo avanti per fama conosciuto il suo valore, in tanta disperazione si dispose di riceverlo ed onorarlo. Concorrendo adunque i due voleri a un medesimo fine, e del domandato e del domandatore, e piacendo sommamente a Dante la liberalità del nobile cavaliere e d'altra parte il bisogno stringendolo, senza aspettare più inviti che il primo, se ne andò a Ravenna. Abitò dunque Dante in Ravenna e quivi con le sue dimostrazioni fece più scolari in poesia e massimamente nella volgare, la quale, secondo il mio giudicio, egli primo non altramenti fra noi italici esaltò e recò pregio, che la sua Omero tra i greci o Virgilio tra i latini. Ma poi che la sua ora venne segnata a ciascheduno, essendo egli già nel mezzo oppresso del 56° suo anno, infermato, e secondo la religione cristiana ogni ecclesiastico sacramento umilmente con divezione ricevuto,
e a Dio per costrizione ed ogni cosa commessa da lui contra al suo piacere, sì, come da uomo riconciliatosi, del mese di settembre negli anni di Cristo 1321, nel dì che la esaltazione della Santa Croce si celebra dalla Chiesa, al suo Creatore rende il faticato respiro, il quale non dubito che ricevuto non fosse nelle braccia della sua nobilissima Beatrice, con la quale nel cospetto di colui che è sommo bene, lasciate le miserie della presente vita, ora lietissimamente vive in quella alla cui felicità fine giammai non s'aspetta. Fece il magnanimo cavaliere il morto corpo di Dante d'ornamenti poetici sopra uno funebre letto adornare, e quello fatto portare sopra gli omeri dei suoi cittadini più solenni, infino al luogo dei frati minori in Ravenna, con quello onore che a sì fatto corpo degno estimava, infino quivi quasi con pubblico pianto seguitolo in una arca lapidea nella quale ancora giace, il fece porre. O Fiorenza, ingrata patria, quale demenzia, qual trascurataggine ti teneva, quando tu, il tuo carissimo cittadino, il tuo benefattore precipuo, il tuo unico poeta, con crudeltà disusata mettesti in fuga. Partì egli essere gloriosa di tanti titoli, di tanti titoli editali, che tu, quello uno del quale non hai vicina città che di simile si possa esaltare, tu abbi voluto da te cacciare. Deh, dimmi, di qua vittorie, di qua trionfi, di quali eccellenzie, di quali cittadini valorosi sei tu splendente? Cerca tu adunque di volere essere delle spoglie di tuo Dante guardiana. Raddomandalo. Egli giace in Ravenna, molto più per età veneranda di te, e come che la sua vecchiezza alquanto la renda deforme, ella fu nella sua giovanezza troppo più florida che tu non sei, ella è quasi un generale sepolcro di santissimi corpi, che niuna parte in essa si calca dove su per reverendissime ceneri non si vada. Chi dunque desidererebbe di tornare a te per dovere giacere fra le tue, le quali si può credere che ancora servino la rabbia e l'iniquità nella vita avute. E perciò con la tua ingratitudine ti rimani, e Ravenna, de tuoi onori lieta, si glorii tra i futuri.
La mia piccioletta barca è pervenuta al porto, al quale ella drizzò la proda partendosi dall'opposto lito. E come che il peleggio sia stato picciolo e il mare, il quale ella ha solcato basso e tranquillo, non di meno di ciò che senza impedimento è venuta, ne sono da rendere grazie a colui che felice vento ha prestato alle sue vele, al quale, con quella umiltà, con quella divozione, con quella affezione che io posso maggiore, non quelle né così grandi come si converrieno, ma quelle che io posso rendo, benedicendo in eterno il suo nome e il suo valore. Come Presidente della Società Dantesca ringrazio davvero di cuore tutti voi che ci avete accompagnato oggi in questa bellissima espressione che Gabriele Lavia da par suo ha saputo offrirci nel momento in cui Firenze vive il 7° centenario del Boccaccio e vive con l'occasione di oggi la terza dei momenti che abbiamo voluto in omaggio a Dante Alighieri, al sommo poeta, offrire alla città. L'invito per tutti è con le iniziative della Società Dantesca. Noi avremo già il 25 di giugno una bellissima occasione con Boitani su Ad Arcetri, tutti siete invitati, e poi riprenderemo con il mese di settembre le occasioni delle letture Dantis al Palazzo dell'Arte della Nana, la nostra sede, in un momento particolarmente importante, anche perché ci stiamo avvicinando al 2015, ai 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri qua a Firenze, e quindi intensificheremo con le letture Dantis tutto quello che è l'opera di divulgazione, di approfondimento, di studio, proprio alla luce di occasioni come quella che abbiamo vissuto oggi. Grazie a voi e grazie a Gabriele Lavia per quello che ci ha fatto sentire. La cura del ministro e presa sopra questa occasione lo fece mettere una mattina a Cesena in due pezzi in sulla piazza, con un pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto, la ferocità del quale spettacolo fece quelli popoli in uno tempo rimanere satisfatti e stupiti. Nel giallo della rosa sempiterna che si digrada e dilata il redole odor di lode al sole che sempre verna, qual è colui che tace e dice il vole, mi
trasse Beatrice e disse: mira quanto è il convento delle bianche stole. Vedi, nostra città, quant'ella gira. Vedi i nostri scanni sì ripieni che poca gente più ci si disira. E in quel gran seggio a che tu gli occhi tieni, per la corona che già v'è su posta, prima che tu a queste nozze ceni, sederà l'alma che fia giù agosta dell'alto Arrigo. Cadrizzare Italia verrà in prima ch'ella sia disposta. La cieca cupidigia che v'ammalia, simili fatti va al fantolino che muor per fame e caccia via la balia. E fia prefetto nel foro divino allora, tal che palese e coperto non anderà con lui per un camino, ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio, che il sarà detruso laddove Simon Mago è per suo merto, e farà quel d'Alagna entrar più giuso. Raccolte io adunque tutte le azioni del duca del Valentino, non saprei riprenderlo, anzi mi pare, come ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con l'arme d'altri sono ascesi allo imperio, perché lui, avendo l'animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti, e solo si oppose alle sue disegni la brevità della vita di Alessandro e la malattia sua. Chi adunque giudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi dei nemici, guadagnarsi degli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da popoli, seguire e riverire da soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infedele, creare della nuova, mantenere l'amicizia dei re e dei principi in modo che ti abbino o a beneficare con grazia o offendere con rispetto, non può trovare più freschi esempi che le azioni di costui.